Allora, per ViraSport.it siamo con Coach Campagna. Ecco, io mister inizio subito dalla partita di domani. Per voi è molto importante, vista la sconfitta sfortunata ai rigori col Montenegro. Che partita si aspetta innanzitutto? Ma una partita intanto vogliamo vincere, perché vogliamo cercare di arrivare primi nel girone, quindi sicuramente con la Francia è una partita che dobbiamo vincere, non c'è nulla di scontato nello sport, per cui è tutto da giocare sul campo, cioè, troveremo una Francia agguerrita secondo me, che gioca un buon pressing e un buon contropiede, per cui dovremmo fare una partita giudiziosa, ben preparata sotto il profilo tecnico-tattico e soprattutto mentale. Poi mi aspetto dei progressi dal punto di vista del gioco, sia al collettivo, anche individualmente. Mi aspetto che alcuni giocatori possano darmi delle informazioni importanti per il proseguo della stagione. Ci svela che sapore ha giocare in Peria? Ha un sapore speciale giocare in Peria e giocare in Liguria, perché comunque la Liguria è la culla della pallanuoto italiana, se non mondiale. Per cui siamo molto contenti e orgogliosi di essere qui, tra l'altro è una città che porta molto bene e quindi spero che nella grandissima affluenza del pubblico e del supporto da parte del pubblico, perché soprattutto con tanti ragazzi giovani ne abbiamo bisogno. L'ultima battuta, se si aspetta qualcosa in più da Icardi, la stellina di casa. Sì, Icardi ha grande esperienza, sarà il capitano domani, per cui sì, mi aspetto una partita di sostanza, una partita dove dia un peso ai 2 metri, giocherà da centroboa e quindi mi aspetto che prenda molte espulsioni e che aiuti molto la squadra. Voglio farle anche una cosa sul campionato di Serie A1. Ecco, si aspettava questo Brescia subito scatenato? Sì, perché ha fatto una bella campagna acquisti prendendo Gallo e Figlioli, per cui sicuramente ha alzato il livello tecnico, il peso in termini di chili e in termini anche di sostanza della squadra, già forte di per sé, per cui potrà fare bene in campionato, potrà fare bene anche in Champions League, così come naturalmente la Prorecco, che è la candidata a vincere la Champions, gioca sempre per vincerla questa competizione, così come lo Sport Management, che è partito molto bene, soprattutto in Champions, vincendo con Solnok e Olympiacos, per cui è nelle condizioni attualmente di poter sperare di entrare nella Final Eight di Hannover che ci sarà a giugno prossimo. Ci fa un saluto a tutti i nostri Saluto a lettori tutti i di vostri lettori ViraSport.it. e vi aspetto numerosi qua alla piscina di Peggio.